1 Catrina FC, Gaspare Loverde, 2 Chavez OP, Lorenzo Maiorana, 3 Clivia e K, Dario Di Maio, 4 Coca-Cola S, Giuseppe Porzio, 5 Cinzia Ciac SM, Lorenzo La Rosa, 6 Contessa Di No, Vincenzo D'Alessandro, 7 Cusole SM, Antonino Pecoraro, in seconda fila 8 Contessa Romano, Luciano Mancuso, 9 Cuore di Gaia, Massimo Zanca, 10 Capoleone SM, Giuseppe Cordova, 11 Caceres, Davide Di Stefano. Quarta corsa di Palermo in pista femmine di 4 anni, non vincitrici 10.000 euro in carriera, favorita Clivia K numero 3, parte molto discosto a Cusoli SM ed invece prova a sfondare Contessa Di No dall'esterno in mano a Vincenzo D'Alessandro, all'interno prova ad opporsi Coca-Cola, ancora più all'interno Caterina FC prova a mantenere lo steccato e ci riesce. Numero 3 è squalificato. Nel frattempo c'è l'errore. Numero 5 è squalificato. Di una delle più attese, Clivia K, numero 7 è squalificato, che viene squalificata e nel frattempo Vincenzo D'Alessandro è riuscito nella sua azione di sfondamento ed è lui al comando nei confronti di Caterina FC e di Coca-Cola FS, mentre anche Cuore di Gaia viene squalificata. 29-1 da 1-13 scarsi i primi 400 metri, piuttosto veloci per la categoria, con Contessa Di Noa a menare la danza, adesso tutti incolonnati nella sua scia, il primo a muovere Caceres da fondo gruppo e viene avanti, mentre la capofila completa i primi 600 metri in 45,8 da 1,16,3 al chilometro. Viene anticipato Caceres dalla numero 4 Coca-Cola AS, che Giuseppe Porzio sposta in seconda corsia e prova ad avvicinare la capofila, che nel frattempo ha imbracato da par suo 16,3 l'ultimo parziale, 33 gli ultimi 400 metri, quindi si sta andando davvero piano in questo tratto di gara, quindi Coca-Cola AS affronta la corsia esterna ed affianca Caterina FC, 15,5 l'ultimo parziale, 1,17,6 il tutto sommato comodo primo chilometro di Contessa di No, che continua a comandare, si avvicina Coca-Cola S con fare discretamente minaccioso, perde qualche battuta Caceres, nella cui scia c'è Capoleone SM che adesso sposta in terza ruota, 14,6 la retta di fronte da 1,13 della capofila Contessa di No, ma Coca-Cola AS non molla e si avvicina al largo di tutti, arriva molto bene anche Capoleone SM, rete d'arrivo con Contessa di No che prova a staccare, è stanca Coca-Cola S, al largo di tutti si fa luce, una buona Capoleone SM, all'interno Caterina FC, sul traguardo comunque Contessa Di No ha fatto bene i suoi conti e viene a vincere davvero bene nei confronti di una rinverdita Capoleone SM, mentre per il terzo posto probabilmente può avercela fatta Caterina FC, ma è stata quasi del tutto apparigliata da Coca-Cola S. Rivediamo, nel frattempo il replay vede la chiara vittoria di Contessa Di No nei confronti di Capoleona SM, mentre per il terzo il replay ci conferma che il terzo posto dovrebbe essere di Caterina FC lungo la corda. Dunque vittoria di Contessa Di No, media di 1,16,8, perfetta gara in avanguardia di Vincenzo D'Alessandro Junior, il training è di Luigi Flagello, i colori sono della scuderia Sefin. Dunque Contessa Di No al primo posto, un'ottima Capoleona al secondo, poi Caterina per i numeri 6-10-1, che dovrebbe, se verrà confermato, essere l'ordine d'arrivo della quarta corsa di Palermo.